sì, le faccio. Vivo da solo. Si vede, eh? C'è un po' di confusione, ma c'è tutto. Una donna stupenda. Sono molto contento che tu sia salita un attimo. Non l'avrei mai sperato. No, non fraintendermi. Con una donna come te non lo farei mai. Cioè, sì, lo farei. Cioè, voglio dire, che casino. Non siamo qui per questo. C'ho del gelato. Ne vuoi un po'? E lei? No. Voglio fare l'amore con te. Prego, come hai detto, scusa? Sì, ripete tranquilla. Voglio fare l'amore con te. Ma è una meraviglia, un miracolo. Bisogna afferrarli al volo i miracoli, mica te lo chiedono due volte. Ecco, non le do neanche il tempo di finire la frase. La prendo tra le braccia, la stringo fortissimo. Sono troppo eccitato. La trascino in camera, mi slaccio la camicia, mi tolgo le scarpe, i pantaloni, le mutà. Oddio, non sono pronto. Eppure mi piace da impazzire. Niente. Come mai? No, ragazzi, non facciamo scherzi. Proprio stasera. Non mi succede mai. Comunque le mutande le tengo. Lei è già sotto il lenzuolo. Chissà se è completamente nuda. Speriamo di no. Un po' di seta almeno. Aiuta. Mamma, che faccio? Mi sdraio vicino a lei e prendo tempo. Silenzio. Cerco di comunicarle quanto sia emozionante l'attimo in cui non è ancora successo niente. Le faccio. Il sabato del villaggio. E lei abbracciandomi. Caro. Ma come caro? Mi chiamava Giorgio fino a un minuto fa. Per ora è facile, sono subito pronto. Io invece che faccio? Che faccio? La strada della tenerezza. Che è proprio quella che a un certo punto mi piace. Mi dà fiducia. Basta non preoccuparsi, ma sì, così, con calma. L'accarezzo esplorandola dolcemente con la punta delle dita in ogni punto del corpo. La pelle è sottile. Poi premo leggermente, con sensibilità lenta, lentissima, orientale. Niente. L'oriente non mi aiuta. Sono disperato. Provo a buttarmi su di lei con ardore, il resto verrà da sé. Infatti lo sapevo, sì, è bellissima, l'abbraccio, la stringo, la bacio, le accarezzo il viso, la guardo negli occhi e la ribacio, la bacio, la bacio, la bacio, la bacio, la bacio. Sì, ma non posso mica andare avanti a baciarla tutta la notte. Calma, calma, lei non si è ancora accorta di niente. Vedi quando si dice... Una donna meravigliosa, una santa, come sei bella. E lei, sì, ma fermati, fermati, non preoccuparti, non ti devi sforzare. Aveva capito tutto la santa. Mi discosto sfiduciato in silenzio. Lei si rannicchia dolcemente, con la testa appoggiata alla mia spalla e mi accarezza piano, quasi distrattamente. In realtà sta cercando di aiutarmi. E ci riesce, brava, ci sta riuscendo, così miglioro, miglioro. Ora scende, sì, con grande delicatezza gioca con l'elastico delle mie mutande. Che fa? Me le toglie. Errore. Fine del miglioramento.
In questi casi o uno sprofonda o fa dello spirito. È il mio genere. Sono belli gli amori spirituali, eh? Non si corre il rischio della volgarità. Genialità sprecata. Non è disposta a certe intuizioni. Mi fa solo. Spero non sia colpa mia. Lasciamoglielo credere, lasciamoglielo credere! Che in fondo è vero, la colpa è sua. Non si dice in quel modo, voglio fare l'amore con te. Non è mica un annuncio economico, dai! E poi non ci si spoglia così, trac! La colpa è sua, sì, è bellissima, ma la colpa è sua. Ma che credeva di fare? Si è anche tutta profumata come una... Quest'idea della trae mi piace di più di quella della santa. Come non averci pensato prima? Ci sono dei pensieri che fanno effetto, sì, sento che succede qualcosa, finalmente, finalmente, questa volta ci siamo, questa volta me la prendo, sento affluire il sangue da tutte le parti, affluire, affluire, affluire. Non da tutte le parti. Mi ritiro piano piano nel mio angolino. Sì, lo so, l'unica cosa è non preoccuparsi. Ma a un certo punto si preoccupa lei, la santa. Bisogna distrarla. Vuoi una sigaretta? È sempre così. Negli intervalli tra un tentativo e l'altro si fumano 3 pacchetti di sigarette. E si parla anche di Gheddafi. Durante la conversazione lei strofina un po' il suo corpo contro il mio. Poi un po' di più. Io continuo con la Libia. Non le dispiace mica il Medio Oriente. È che a furia di sfregarsi a un certo punto la santa ha una voglia tale che mi salta letteralmente addosso. Sono in sua balia, non mi dà tregua. Che faccio? Dovrebbero aspettare le donne, per Dio, dovrebbero star lì buone, che poi magari tutto un tratto scatta e invece ti aiutano, cioè credono ad aiutarti e ti toccano anche. Ai maldestre, allora sì, che fare? Mi difendo come posso, cerco di facilitare la sua passione, che arrivi al massimo, faccio qualcosa con le mani, sì, alla rinfusa, con le ginocchia, mi agito, tocco, stringo, struzzo, sgambetto, lei grida, morde, geme, si calma, si calma, si calma, si calma. Deve essere andata bene. Scivolo da sotto di lei sempre più furtivo. Lei resta immobile, a pancia in giù. Silenzio. Ho capito. È il momento della dolcezza. Le passo una mano fra i capelli e la guardo pieno di comprensione. Dorme come un sasso. Devo aver dormito un po' anch'io. Dalla finestra chiusa male filtra un po' di luce azzurra, discreta, silenziosa. È mattino. È strano come dopo certe stanchezze e stravolgimenti capiti qualche volta al mattino una superattività insensata delle funzioni genitali. E ai soggetti che per tutta la notte sono stati, diciamo così, frigidi, gli viene come una potenza insospettabile, una vera e propria fame d'amore. Che più che fame d'amore è un irrigidimento meccanico da stato febbrile. Fa lo stesso. Occorre approfittare. Lei sta dormendo ignara. Devo svegliarla. Questa volta ho le carte in regola. Svegliati, cara, svegliati. Lei apre gli occhi a fatica, è ancora mezzo addormentata. E io sottovoce, voglio fare l'amore con te. Non mi sembra entusiasta. Ma come? Dopo avermi violentato per tutta la notte? Non importa, mi si butta addosso, tutto nudo, spettinato, con la barba lunga ma eccitatissimo.
Lei mi guarda spaventata, non si diverte niente. Ma come? Che modi sono? No, non può sfuggirmi. Ah, la sera leoni, Te lo faccio vedere io, avanti così, buona! Ma che? Non ci sta, non ci sta, non partecipa. Me ne frego, vado, vado da solo, la prendo con forza, con gesti bruschi, rapidi, isterici, pazzi, un guizzo nervoso, un guizzo da lucertola, e roba di secondi, parlo, bacio, urlo, mugolo, muoio, amore, amore, amore. Sono ancora sopra di lei immobile. Le stringo forte una mano, ma siamo separati dappertutto. Stringere una mano così disperatamente è l'amore al suo stadio più finale. Il silenzio è il suo fissativo. Quando il silenzio si è insediato fra due persone, è difficile farcelo uscire. Il silenzio penetra nei muri, nelle stanze, nei mobili, ovunque è presente. Sotto di esso la vita continua, ma non si sente, assopita, immobile, come noi.